Ventura, è più importante nella carriera di un allenatore una salvezza in Serie A con una squadra di provincia o una promozione dalla B alla A? Insomma, sono importanti tutte e due. Sicuramente è stata, per quanto mi riguarda, più difficoltoso la salvezza, perché è facile parlare dopo, ma io ero esordiente, erano esordienti moltissimi giocatori, quello che è il campionato più difficile, almeno a detta di tutti, e non è che ci siamo salvati casualmente, salvati, manca ancora la matematica, quindi la matematica va rispettata e quindi bisogna aspettare un attimo per dire ufficialmente salvati. Però voglio dire, lo abbiamo fatto secondo me in maniera estremamente importante, perché se dopo 30 anni riusciamo a battere il Milan, se riusciamo a battere tutte le grandi, se battiamo il record dei gol in assoluto nella storia del Cagliari, se tutti i giocatori hanno battuto tutti i loro record personali, credo che qualcosa di importante sia stato fatto. Ecco perché ho detto che è un'annata fondamentale per il futuro del Cagliari, perché attraverso questi numeri, attraverso certi comportamenti, perché poi, sai, non rientro in merito a tutte le altre sciocchezze che sono state dette, perché tieni presente che il Cagliari, credo, qui non sono certo, ma credo di dire, non è mai stata nelle ultime quattro posizioni dall'inizio del campionato oggi. Non ha mai avuto meno di 3 punti di vantaggio. Quindi voglio dire, per parlare di alti e bassi per una neopromossa che non è mai nelle ultime quattro, voglio dire, è vero che ci sono stati dei momenti difficili, ma come del resto tutte le squadre. Arriverà il finale, non ci sarai tu. Ricordati che io non piango, non piango più. Devo nascondere tutto in me. Giro le pagine al passato che non è. È bene chiarirlo, sono stati 2 anni assolutamente positivi per la squadra rossoblù, che si è rinnovata dopo la retrocessione per 8 undicesimi, e con quel gruppo ha vinto il campionato di Serie B in prima battuta. E quanto sia difficile l'impresa lo testimoniano Napoli, Genoa e Torino, grandi società costrette a soffrire le pene dell'inferno nella cadetteria senza riuscire a risalire. E poi la salvezza in Serie A con 2 giornate d'anticipo, con un portiere esordiente come Alessio Scarpi e con lui Cellari e Vasari. E poi De Patria, Grassadoni, Zanoncelli e Cavezzi, che nel massimo campionato si erano affacciati timidamente per poche apparizioni qualche anno prima. La valorizzazione di Zebina e Zanetti, la crescita di O'Neill e Muzzi in ruoli diversi da quelli in cui erano stati protagonisti in precedenza. Un Cagliari che ha fatto grandi cose con le grandi, con gli stessi elementi che avevano contribuito alla promozione. Solo nella coppiata d'attacco con Muzzi si sono alternati, dopo la partenza di Dario Silva, il 19enne Mohamed Kallon, lo stesso O'Neill ed il gigante Bomà. Un grande giocatore che Ventura non ha capito e con il quale ha avuto un rapporto difficile. Ma anche il Leone del Camerun ha veramente fatto poco per entrare in sintonia con il bravo tecnico genovese. Non è più il momento di scappare. Il Cagliari, in un lungo comunicato stampa, asserisce che Muzzi ha sempre spinto per lasciare la Sardegna all'inseguimento della grande squadra. Il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà. Dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia, il tempo ruba i contorni a una fotografia. Il compito è finito, il Cagliari ha cancellato l'onta del San Paolo e ciascuno riprende il proprio cammino, lontani, come lontani sembravano quando si sono incontrati, anche se poi agli incroci del destino capita di ritrovarsi insieme. Seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me, resta e parlami di lei se ancora c'è.
L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte e lasciamo il mondo ai vizi suoi. Io e te, lo stesso pensiero. Amico, cerca me. E ti ricorderai del morbillo e le cazzate fra di noi. La prima esperienza fallimentare, chi era lei? Amico, era ieri, le vele le hai spiegate ormai. E tu ragazza pure tu, che arrossi